bellezza di uomo è questo? Ma che uomo è questo? Ragazzi, questo qui è un attore. No. Ma sì? Ma che Favino? Ma non è Favino? Ma che Zingaretti? Questo qui è un attore. No. Ma che Alessandro Gassman? Questo è un attore. Ma che cazzo? E Giallini! Ma è uguale. Ah, vabbè, ma sono tutti uguali, gli attori romani, sono tutti, si fanno i film tra di loro. No. Poi fanno sempre, sai come fanno i romani? Ma bene, andiamo. No, non fanno. Comunque, tutti uguali. Sono tutti uguali, lui è uno dei più originali. Benvenuti su Rai 3, signore e signori, il grande Marco Giallini. Grazie. Giallini, che l'ora. Una carriera strepitosa, costellata di grandissimi successi. Allora, in 3 minuti vogliamo rivedere con te le tappe importanti di questa carriera. 3 minuti, a dire da dove vuoi? Parti dall'asilo, parti. No, come ti permetti? Guarda che questo signore ha un curriculum che può parlare da solo. E speriamo, perché lui non mi pare, è muto. No, allora, caro Marco, tutto inizia nel 1985, quando ti iscrivi alla celeberrima scuola d'arte drammatica di Roma, La Scaletta. Io non la conosco. La Scaletta. Cioè, c'è l'Actor Studio subito dopo La Scaletta. No, chi la conosce, La Scaletta? Sbagli, perché invece la sua bravura viene notata subito da tanti registi importantissimi, gente del calibro di Arnoldo Foà, insomma, capito? Io mi immagino la scena di Marco, giovane così, che entra, a lui che entra nella penombra suggestiva del teatro, che sente l'odore del legno del palcoscenico, sente l'odore del legno delle quinte, sente l'odore della colla del palcoscenico e capisce quale sarà il suo mestiere. Il parchettista. No! La scaletta, le assi. No, è ovvio, è no? Attore, è il grandissimo attore. Infatti, Luca, lo chiamano subito a fare il cinema. E sai perché? Sai perché? Per sbaglio. No, l'ha chiamato per sbaglio. Guarda che faccia bella che ha, autentica, umana, segnata dalla vita, una faccia che quando la guardi, tu la guardi e dici... C'è mica un defibrillatore da qualche parte. Oh, ma allora che stiamo davanti a uno dei più grandi attori italiani. Allora, Marco... Quando arriva? No, è qua. È già, è lui, già. Scusa. Al cinema debutti nel 1995, nel film L'anno prossimo vado a letto alle 10. Sì. In cui interpreti la parte di un poliziotto, così, un po' provato dalla vita. Che c'è? No, niente. Poi nel 2000 recita un altro film di successo, Almost Blue, di Alex Infascelli. Che faceva? Interpreta un poliziotto un po' rovinato dalla vita. Un filo. Una cosa, non dovevi dire. Fammi finire. Nel 2012 il film che ti ha fatto fare il grande salto, All Cops Are Bastard, ACAB, di Stefano Sola. E che fa? Interpreta un poliziotto un po' faticato dalla vita. Cambia discorso, che ti conviene. Cambia discorso. E poi dopo il cinema, la grande fiction, e quindi il protagonista di una famosa serie Rai, Rocco Schiavone, dove interpreti... Un poliziotto un po' sciupato dalla vita. Ma non l'hai capito? Gli fanno fare le stesse cose. Non è capace, il poliziotto sciupato. Ma non è vero che... È l'unica parte che sa recitare, sono stato quella sempre la stessa. E gli fai affilare il dito nella piaga. Scusa, un signor attore può interpretare qualsiasi ruolo. Per esempio, nel film Non ti muovere di Castellitto faceva il ginecologo. Sì, provato dalla vita. Sì. Guarda che strano. Comunque dai, tu sei bravo. Giallini, sei bravo. Sei bravo. E adesso io farei un gesto di coraggio. Perché affrontare questa cosa, diventare conduttore televisivo. Sì. Ecco, sei passato dal cinema alla televisione. Perché questa decisione? Ti ha chiamato il direttore di banca? Bravo. Ho detto Giallini, guarda. Lo so. Su Rai 3 lo fai se ti è finita la benzina. Ma facciamo un grande applauso a Marco Giallini. Bravo Marco Giallini. Ma avete fatto nero. Signore e signori, quei due stronzi di Luca e Paolo! Bello, troppo buono. Le due merde, va bene. Senti, che facciamo? Adesso Anna... Già che siamo qua... Io non me ne andrei mai, una volta che si ha l'occasione di stare vicino a un monumento come te... Ti posso te. Chiedere, ma... Che sa fare? Appare il poliziotto? No, guarda, che sa fare bene il poliziotto. Poi uno che canta, che recita, che balla. Sempre segnato Davide. Cantante segnato dalla vita. Quello è tutti gli attori. Potremmo diciamo. Fare una canzone di uno segnato dalla vita. Una canzone d'amore, quindi. È una canzone d'amore, però, di uno che è stato un po' segnato dalla vita. Hai portato una chitarra, per è vero? Perché c'è una canzone di un grande autore, anche comico, anzi di un enorme autore comico. T'ho capito. Che però ha fatto una canzone di uno un po' segnato dalla vita. Ma dovrei anch'io? Sì, ma, Marco, te, ma col napoletano come te la cavi? Il napoletano ma deve essere... Cioè lui sa fare un poliziotto napoletano segnato dalla vita. Ho fatto pure quello, pensa. Hai fatto il poliziotto? Non era napoletano. Vengo, faccio pure il macchinista, come vedete. Se avessi fatto nato. Se avessi fatto a un altro. Quello che hai fatto a me. Quello che hai combinato a me. Sto a modo avesse acciso.
quell'uomo si sarebbe risentito. Tu vuoi sapere perché? E vuoi sapere perché? Perché in pasta terra femmine come a te non c'hanno sta penoma onest come a me. Femmina, tu sei una mala femmina. Bravo. Questo occhio da te gnagnere, lacrime infamità. Prego Paolo, prego. Femmina, oh femmina, tu sei peggio una vipera. A volte sei un po' velenosetta. Man tu sagata l'anima. M'hai strapicciato i maroni. Un pozzo che un campano. Dolce come zucchero. Sei dolce come lo zucchero. Sta faccia d'angelo. Però questo viso d'angelo ti serve per ingannare. Ti serve per fregarmi. Femmina. Marco Giolini, tu sei la più bella femmina. Sei la più bella di tutte. Singing. Te voglio bene todio. The final. Non te posso. Scorda. Marco Giolini, ladies and gentlemen. Marco Giolini, signori e signori. Luca e Paolo. Arrivederci. Andiamo. Andiamo a Pandora. Buonasera. Forse magari se quando dico buonasera fa una nota grave, a quel punto io posso, cioè, signori buonasera, vedi che se metti la nota grave chi è? Ma chi è? Mamma mia, ma chi no. C'è? Luca e Paolo, Luca e Paolo, ma che sorpresa! Ma veramente lui! Ma questo è un onore pazzesco! Ma da dove siete usciti fuori? Ma è una roba che io non me lo sarei mai aspettato, uno dei più grandi esponenti della tradizione comica toscana. Io veramente sono commosso, così parli, ti fa scompisciare dal ridere, un artista dai mille personaggi, il maestro del trasformismo, signore e signori! Matteo Renzi! Sono Matteo Renzi. Perché Matteo Renzi? Panariello. Guarda che Panariello è uno bravo, anche perché se non fosse bravo con una cravatta così, questo andava a casa sua. Andava già. Manca i tornelli arrivava. Sì, sì. Guardatevi le vostre Panariello, cose. Ma come mai su Rai 3? Sbagli uno, sbagli due. Hop. No, che gli vai a chiedere? Gli vai a infilare dietro alla piaga. Faceva dei grandissimi successi. Hai capito come la faceva? Tanto per essere chiaro. Poi c'erano questi personaggi con queste bellissime donne. È vero, sì, c'aveva delle bellissime donne. Se no la gente girava canale. No, guarda, lui è delle bellissime donne. Donne, ma era una cosa in più. E poi, io devo dire la verità, era una vita che volevo dirtelo. Come fai le imitazioni, te, quelle robe di personaggio. È vero. A me piaceva sempre quello col cappello un po' così. Il bagnino. Il bagnino. E poi anche il cantante, quello che arrivava. Renato Zero. Esatto. E poi un altro che mi faceva impazzire, quello col marsupio. No. Sempre bagnino. È il bagnino, E anche quando faceva, non dimenticatemi! No, è sempre Renato Zero. Ah, vabbè. Però quello che mi faceva più ridere era quello che camminava così, un po' tondolone. È il bagnino, Luca. È sempre. Però il mio preferito era quando arrivava con tutte le pagliette così che faceva. È Renato Zero. Sempre gli stessi due faceva! È per quello che l'hanno retrocesso! Ma cosa l'hanno retrocesso? Ma comunque, allora, noi ti lasciamo. Scusalo, guarda, è un maleducato. Il tuo show è importante. Ti volevamo fare tantissimi in bocca al lupo. Grazie. Noi ti lasciamo nel proseguo dello show. Mi raccomando, se mi sbaglio anche questo, la prossima è Capodistria. No, va bene. Ciao Giorgio Panariello. Troppo grande. Grazie. Te lo fai un attimo con l'ovolo? Dai. Cantante Andate a Giallini. Ciao.